Questa mattina si è svolto il seminario dal titolo Gestione, utilizzo e distribuzione del latte umano materno e il ruolo della banca del latte umano donato, promosso dall'ASP di Caltanissetta e con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caltanissetta. L'evento ha offerto aggiornamenti e formazione sulla gestione di una banca del latte umano donato. Nella logica della donazione, della sensibilizzazione dell'utenza alla donazione di un alimento prezioso che è il latte umano, stiamo avviando una serie di incontri e questo è il primo di questa serie di incontri nell'ambito della nostra azienda sanitaria per creare le condizioni, speriamo in tempi brevi, di anche noi entrare a fare parte di una rete delle banche del latte umano donato. È una rete che attualmente conta una quarantina di banche in tutta Italia, molto rappresentata dalle nostre parti, nella nostra regione, e anche noi vogliamo entrare in questa logica. L'allattamento materno, che è quello da cui si parte per sensibilizzare la gente, è assolutamente fondamentale. Nei nostri punti di nascita e nella nostra azienda è già attiva una polis che indirizza e porta alla sensibilizzazione all'allattamento materno e in questo ovviamente c'è una filiera di attori che devono svolgere, svolgono il loro ruolo perché il messaggio arrivi alle famiglie, perché il messaggio arrivi alle gestanti e alle puerpere ovviamente. Nel latte umano donato esce, diciamo, come frutto, come risultato di un grosso sistema sociosanitario, perché sicuramente il punto di partenza è la informazione di tutto il contesto e il tessuto sociosanitario, cioè dobbiamo intanto dare dei messaggi chiari, la sicurezza della donazione, reclutare delle mamme che molto spesso sicuramente vogliono donare capendo la sensibilità che il loro latte può salvare un'altra vita, però dobbiamo darle la sicurezza di avere una selezione giusta delle mamme donate, dobbiamo dare la sicurezza di avere un latte sicuro che proviene da mamme selezionate che hanno ovviamente necessità di fare dei controlli di sangue biologico.